Oltre 100 tra musicisti e direttori d'orchestra, 14 gli appuntamenti spalmati su 4 location della città. Sono i numeri essenziali della quinta edizione di Chieti Classica, full immersion di musica, da domani fino all'11 agosto. Due le novità illustrate dal direttore artistico del festival, Giuliano Mazzoccante. E abbiamo esteso il festival su 3 settimane, una prima e una terza settimana di masterclass e concerti tutte le sere di altissimo livello, con 4 serate dedicate a Mozart, partiremo proprio il 26. E poi un concorso internazionale che porta Chieti in rete con altri 13 concorsi internazionali in tutto il mondo, che poi darà la possibilità ai migliori classificati di accedere alle fasi finali di Dubai 2024, dove pensate c'è un montepremi enorme, solo il primo premio sarà di 150.000 euro. Ecco, uno dei più grandi concorsi pianistici della storia della musica. Chieti diventa uno di questi satelliti e tra l'altro abbiamo la fortuna di svolgere il festival in luoghi bellissimi e prestigiosi. Il concorso si svolgerà tutto nella prefettura, grazie a questa bellissima collaborazione, questo patrocinio proprio della prefettura di Chieti, Palazzo De Maio, noi saremo qui anche al Museo Barbella, Piazza Giambattista Vico, insomma animiamo tutta la città con i musicisti provenienti da tutto il mondo. Ci tengo a sottolineare che circa il 70% dei partecipanti quest'anno viene da altri paesi. Cosa importante, i concerti sono tutti gratuiti, però bisogna prenotarsi. Assolutamente, perché l'accoglienza è un dato fondamentale, quindi per accogliere bene il pubblico bisogna essere organizzati. Abbiamo deciso di dare un numero di telefono che poi è presente su tutte le locandine, sul sito Art Ensemble, sulla pagina Facebook di Chieti Classica e sul sito di chieticlassica.com. Per prenotare il posto, naturalmente è ingresso gratuito e raccomandiamo la puntualità. Tra i protagonisti del festival anche due firme abruzzesi, Annunziata Vestri e Rita D'Arcangelo. Orgoglio e soddisfazione infine espressi dall'assessore comunale Paolo De Cesare. Siamo felici, e un'ennesima conferma della qualità e della quantità delle iniziative che quest'estate offriremo all'interno del cartellone istituzionale dell'estate teatina, che comprende 8 rassegni e nel quale questa di Chieti Classica sicuramente spicca. Tutte le strutture ricettive piene, quindi turismo per la nostra città, esercenti che lavoreranno, siamo veramente soddisfatti a 360 gradi.